Sabato elettorale per Dario Nardella del PD e Marco Stella Forza Italia. Il primo lo abbiamo incontrato nella sede dell'associazione Nosotras. Progetti sostenuti dal Comune, basati sulla mediazione sociale, sul supporto culturale alle donne e a tanti immigrati. L'impegno non solo è confermato ma aumenterà anche nei prossimi mesi. In giornata anche l'incontro con Stefano Boeri, architetto e urbanista, ex assessore alla cultura di Milano, prima che Pisapia lo allontanasse per divergenze politiche. Ho chiesto a Stefano, che è un amico, è uno degli intellettuali, architetti più noti in Italia e anche più attento ai temi delle periferie, di darmi una mano, di dare una mano a Firenze. Vogliamo fare di più nelle periferie e nei quartieri. E sulla possibilità di un posto in giunta per Boeri? No, questo penso che sia un tema che non è all'ordine del giorno. Penso che bisogna fare una cosa alla volta. Intanto bisogna concentrarsi su questa campagna elettorale. Marco Stella invece si è mosso nei mercati del centro, Sant'Ambrogio e prima Piazza dei Ciompi. Abbiamo trovato tanto malcontento per questa amministrazione ma tanto entusiasmo sulla mia candidatura, sul nostro progetto politico. Fra l'altro stamani mattina siamo stati in Piazza dei Ciompi a dimostrare ai commercianti, alle 24 attività che sono rimaste lì, che quello che gli è arrivato, cioè una lettera per demolire le proprie attività, è una vera follia da parte di questa amministrazione. Se io vincerò le elezioni, il mercato dei Ciompi sarà non solo riqualificato e ristrutturato, lo faremo a spese del Comune di Firenze. Io stanzierò nel bilancio del Comune 650.000 euro che prenderemo per rifare quel mercato, perché Firenze ha bisogno del mercato delle pulci, di un mercato dell'antiquariato vero come quello lì. Fra l'altro noi abbiamo creato e creeremo una filiera dell'antiquariato nella città di Firenze. E il mercato di Sant'Ambrogio, le richieste sono quelle di più sicurezza, meno degrado, di un controllo maggiore da parte delle forze dell'ordine su quelli che sono gli abusivi su questo mercato. Ecco, le richieste dei cittadini sono quelle che sono contenute nel nostro programma.